Cecilia Rodriguez a Verissimo, Monte mi trascurava, ora a Ignazio. Verissimo, le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez su Francesco Monte e Ignazio Moser dopo il Grande Fratello VIP. Cecilia Rodriguez è tornata in TV. Dopo l'eliminazione al Grande Fratello VIP, la sorella di Belen si è allontanata per qualche giorno dal mondo dello showbiz per riprendere in mano la sua vita. Una vita della quale non fa più parte Francesco Monte. A Verissimo l'argentina ha spiegato il vero motivo per cui ha lasciato l'ex tronista di Uomini e Donne, non era più al primo posto della sua vita. L'aveva messa da parte e questo l'ha portata a disinnamorarsi. Nella casa più spiata d'Italia ha poi conosciuto Ignazio Moser, per il quale prova un sentimento vero e reale. Tanto che la Rodriguez è ora pronta addirittura ad andare in bicicletta e a imparare a fare la vendemmia. Francesco Monte aveva messo al primo posto il suo lavoro. Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella casa c'erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. Negli ultimi tempi della nostra storia Francesco aveva messo al primo posto il suo lavoro e la sua realizzazione e mi aveva messo da parte. Nella casa del GFB ho iniziato a non sentire più la sua mancanza, ha spiegato Cecilia Rodriguez a Silvia Toffanin. La giovane ha confidato che un confronto tra i due non c'è ancora stato. La sudamericana ha confidato, non penso di dovergli dare delle spiegazioni, ma una chiacchierata con lui la farò. E Ignazio Moser invece? Cecilia ha ribadito di provare un sentimento intenso per il figlio di Francesco Moser, tanto da pensare già al futuro insieme. Continuo a guardare il Grande Fratello per controllare Ignazio. Per i primi 50 giorni non sono stata bene, ma ogni volta che Ignazio si avvicinava mi passava tutto. Quando ho chiarito con Francesco mi sono sentita libera e ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Questo è un innamoramento, non infatuazione. A me piace molto andare in bici e imparerò a vendemmiare, ha fatto sapere Cecilia. Che sulla vicenda dell'armadio è stata perentoria, nell'armadio non è successo niente, solo un bacio perché all'inizio non volevo succedesse davanti alle telecamere. Sono indignata per le cose che sono state dette. E la cosa che mi ha fatto più male sapere da quando sono uscita.